giro di vite sui controlli stradali in prossimità delle feste natalizie. Prevenzione e controllo da parte della Polizia Stradale, soprattutto su Piemonte e Valle d'Aosta, in particolar modo fino all'8 di gennaio, per evitare gli incidenti provocati in gran parte dalla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droghe. La Polizia Stradale ha incrementato già dallo scorso venerdì il numero delle verifiche, pianificando servizi sistematici di contrasto alle violazioni che prevedono il ritiro e la sospensione della patente di guida, con particolare riferimento al superamento dei limiti di velocità e alla guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti. I servizi sono organizzati in tutte le fasce orarie e con l'impiego di tutte le strumentazioni tecnologiche disponibili. Le postazioni di controllo sono state attivate lungo le strade di collegamento con le località di ritrovo dei giovani, sugli itinerari verso i locali di divertimento e le discoteche. La Polizia Stradale di Alessandria ha attivato i controlli anche in autostrada. Sono 35 le pattuglie che vigileranno in provincia per ammonire comportamenti scorretti. Garantiti anche controlli nelle aree di servizio e di parcheggio autostradale, luoghi spesso frequentati da malintenzionati. Rimangono comunque le autostrade i luoghi più pericolosi per gli automobilisti, più delle statali e delle strade cittadine. ACI e Istat hanno elaborato i dati di incidentalità e mortalità delle arterie viarie anche del nostro territorio. Il tratto più pericoloso, stando ai dati, è quello dell'A26, che nel 2010 ha fatto registrare 60 incidenti, di cui 5 mortali con 6 vittime, 89 invece i feriti complessivi. Poi c'è la A7 Milano-Genova, 48 incidenti, 2 morti, 81 feriti. Tratto pericoloso soprattutto per la presenza di mezzi pesanti in transito verso il porto di Genova. Attenzione anche alle extraurbane però. In provincia di Alessandria il rischio maggiore si corre sulla ex statale 31 bis del Monferrato. Nel 2010 ci sono stati 4 incidenti, ma dall'esito drammatico, che hanno fatto salire alle stelle l'indice di pericolosità del tragitto. Segue la ex statale del Turchino, 32 incidenti, 60 feriti, 3 deceduti. Eppure, assicurano gli addetti ai servizi di pubblica sicurezza e gli operatori della viabilità, basterebbe davvero poco per stroncare i dati di incidentalità, diminuire la velocità, usare le dotazioni di sicurezza, cinture, viva voce e seggiolini per bambini ed evitare sorpassi azzardati.